Imparare è un viaggio che dura una vita, non una destinazione. Ricordalo. Gunnar. Ecco a te. Sì, aspira sempre a ciò che per altri è impossibile. So che ami le storie. Ne ho una per te. Continua. Non sarò solo. Non c'è qualunque. Per ora può bastare. Proseguirò più tardi. Valhalla è un crocevia. Che cosa potrebbero fare la differenza? Bell'investimento, fratello. Ammiriamo i tuoi progressi, generale. Non abbiamo mai visto nessuno affrontare il Valhalla come stai facendo. Kratos, sono felice di vederti di nuovo qui. Il Valhalla ha organizzato qualcosa di speciale per te, nella sala del trono. Ci vedremo presto, Kratos. Te lo ricordi, Kratos? Il ricordo è vivido. Un episodio noto a chiunque conosca la tua storia. Un uomo che deve prendere una decisione terribile. Sì, me ne hai parlato, fratello. Il patto che hai fatto con Ares per respingere l'orda di Barbarin. Quando cedetti l'anima a un dio della guerra, perché mostrarmelo? Beh, tiro a indovinare. Forse per farti sentire come quel pezzo di merda che sei? Lui è necessario. Non è nei miei piani. O è in quelli del Valhalla o nei tuoi. Almeno non mi ha sostituito. Non ancora, comunque. Sembra un vero simpaticone. Un frammento di ricordo del tuo tempo ad Alfheim. Dimmi. Chi era Kratos di Sparta il giorno in cui giurasti fedeltà ad Ares? Ero il comandante più giovane dell'esercito. Ero noto per la mia abilità in combattimento, per l'autorità sul campo, ma anche per la mia furia. Ero determinato a non perdere mai. E fino ad allora era stato così. I miei uomini mi erano leali. Quanti soldati spartani comandavi? Quel giorno troppo pochi. Quanti barbari hai affrontato? Migliaia. Ha un costo, ma forse ne vale la pena.
Se non comprerai nulla, il Valhalla non ti farà passare, temo. Attento, fratello, sei coperto di Bifrost! A sinistra! Tyr, perché aiutarmi a ricoprire il tuo vecchio ruolo? Perché non farlo tu stesso? Ne sembri in grado. Per i mortali di questi regni sono un antico mito ormai dimenticato. I giorni in cui potevo sperare di unificare i regni sono passati. Tu invece sei l'eroe del Ragnarok. Odio interromperti, Tyr, ma ora dobbiamo andare. Alla prossima. Yeah!
Altri banditi, a sinistra! Bifrosto ovunque! Non lasciarti colpire! Credo tu abbia trovato il tuo bersaglio, là. Okay.
solo ti serviva. Ti sei tolto un peso. Ora possiamo salire, direi. Andiamo? Un aiutino a breve termine potrebbe servire. Ciao di nuovo, Kratos. Devo dire che è davvero difficile pensare a qualcosa di più stupido che giurare fedeltà ad Ares, fra tutti gli dèi. Cioè, tutti i figli di Zeus fanno schifo, presenti assolutamente non esclusi. Ma Ares si vanta di essere malvagio e depravato. Però non sta a me, credo, criticare i modelli che scegli. Vedo che continui a usare le lame che ti ha dato. Puoi dire di rimpiangere davvero una decisione se continui a beneficiare delle sue conseguenze? Non lo so, chiedo per un amico. Hai mai calcolato quante persone sono morte come risultato della tua piccola collaborazione? È come osservare i granelli di sabbia sulla spiaggia, vero? Una quantità immane. Sembra che qualcuno ti abbia lasciato un regalino. Un totem simbolo della tua vergogna. Che gentile. È il momento, l'ora del tuo giudizio. E sappiamo tutti che nessuno potrebbe perdonare le tue azioni passate. Cosa sceglierai, Kratos? Go!
sirena! Le mie orecchie! Kratos! Sei un bruto senza aria! Legame su! Hai ucciso chi ti è stato detto di uccidere? Non è magnifico? Faresti meglio a sbrigarti. Più tempo ci metti, più i nemici diventano forti.
Servivano ruffiani con armi primitive? Occhio a destra, stronzo! Selvaggia sete di sangue, puoi andare oltre. Ehi, idiota! Il tuo bersaglio è ancora vivo e vegeto. Massima sfida, massima ricompensa! Non hai paura, vero Kratos? Go!
Ti ricordo che da queste parti più cincischi, più i nemici diventano forti. Fratello, sono tornato. Spero che il tuo viaggio nel Valhalla sia stato utile. Ho portato qualcosa per rendere le cose più interessanti. Non sei il solo che può avere armi di terre lontane, sai? Sei pronto? Sangue chiama sangue! Traina! Occhio! Sfera di sangue! Torditivo come sempre! Fratelli caduti, mi affido a voi. Fratello, fermali prima che raggiungano Tyr. Perché l'hai fatto, Kratos? Perché hai giurato fedeltà ad Ares? Ero ambizioso, orgoglioso, odiavo perdere, agognavo il potere. Tutto qui? Ne sei sicuro? Non c'è altro? Magari una motivazione più profonda? Combatti! Usa le armi! Mi arrendo, Kratos. Va bene. Credo che tu sia riuscito a venire a patti con te stesso.
Scopriamolo. Nell'acqua non ci sono solo ricordi. Esatto. Un ricordo non è altro che la nostra prospettiva su di esso. Conosci le malvagità derivate dal tuo patto. Conosci quelle dentro te stesso e ci rimugini sopra. Ma non è così semplice, dico bene? L'orda è enorme, fratello. Pensa se tu non l'avessi fermata. La nostra terra sarebbe stata conquistata. Il popolo ucciso, violato. Un popolo che il tuo esercito doveva proteggere. L'esercito guidato da te. Non sentivi il richiamo del dovere? Non hai temuto per la sicurezza della tua terra? Li hai salvati? Giustifichi le mie azioni. Il punto non è giustificarle, Kratos, ma accettarle. Accettare di aver agito in base a ciò che sapevi allora, non a ciò che sarebbe avvenuto. Le tue motivazioni e le loro conseguenze sono molto più complicate di quanto vuoi credere. Adesso hai altro su cui riflettere. Sì, ho molte cose su cui pensare. Tornerò. E io ti aspetterò. Vita e battaglie sono imprevedibili. Ottimo lavoro, ma non abbiamo finito qui. Ogni battaglia è un'opportunità, non credi? So che è legittimo, ma mi piace pensare che questo sia come corrompere le autorità locali. Stai migliorando sempre di più. Ti stai addentrando nelle profondità del Valhalla. Bravo.
Dato che continuiamo a entrare, suppongo che questo processo funzioni per te. Sì, che vinca o no, sento che miglioro, che capisco. Devo arrivare in fondo. Molto bene. Un atto infame, di cui la gente parlò anche negli anni della ricostruzione. Chissà perché pensavo fosse una metafora. Devo ammetterlo, fratello, la tua tecnica è migliorata notevolmente. Mi serviva il suo potere per vendicarmi degli dèi. Credevo di non avere nessuna scelta. Nessuna scelta? Avresti potuto non staccarmi la testa dal corpo. Era un'opzione valida. Ed è tornato. Ma la parte peggiore non è stata quella, vero Kratos? Uccidendomi hai privato la Grecia del sole. L'hai gettata in un'oscurità perpetua. Il raccolto ha smesso di crescere. La carestia si è abbattuta su di noi. Non che ti importasse. Basta. È davvero acido. Kratos, la tua decisione di decapitare Elio fu dettata da motivazioni personali o era solo il mezzo per un fine più grande? Non fu una cosa personale. Lo conoscevo da molto prima. Era insopportabile come qualsiasi dio. Ma la sua morte non mi portò soddisfazione. Sapevi che cosa sarebbe successo in seguito? Quando Elio venne catturato dal dio dei sogni, l'oscurità inghiottì la terra e non se ne andò finché lui non tornò. Sapevo esattamente cosa sarebbe successo. Perdonami per aver origliato, ma prima che tu mi raggiungessi, stavi ragionando sul simbolismo del tuo vecchio trono del potere. Posso offrirti un'altra prospettiva sull'argomento? Certo. Prima di diventare dio della guerra, esitavo quanto te. Temevo che accettando quel ruolo avrei solo convalidato la gerarchia di potere di Odino, di cui non mi fidavo nemmeno allora. Ma decisi che avrei avuto più influenza dall'interno. Sono molti modi di essere un leader e non tutti coinvolgono il governare. Troni, ruoli, dipende tutto da ciò che tu decidi di farne.
in arrivo da dietro! Chiedo se ne valga la pena a quel prezzo. Tyr, prima mi hai parlato come se io volessi essere un capo, come se fossi qualcuno da seguire. Le tue autocritiche, valide o meno, sono ben rappresentate nel Valhalla. Non è un caso che la tua mente ti abbia mostrato quel trono. È più di un simbolo. È una sfida a rivedere le tue posizioni in merito. Mimir ha ragione. Hai il potere e, credo, la saggezza per ridefinire che cosa significhi per te. Esercita tale potere dimostrando a te stesso che il trono non ti cambierà, non ti renderà un'altra persona. Non se sai chi sei e perché ricopri quel ruolo. Ardigello alla tua destra! Direi che il Valhalla è soddisfatto ora. È il marchiato dal Valhalla! Sta evocando rinforzi! Questo ti serviva! Ti sei liberato di un fardello! Il Valhalla sembra apprezzare! Ottimo, direi che possiamo raggiungere l'area superiore.